Le prime notizie del borgo di Labro, in provincia di Rieti, risalgono al 956 d.C. negli atti del notaio Ippolito Tabulazzi, quando l'imperatore Ottone riconobbe alla famiglia De Nobili la signoria sul Labro, conferendogli lo stemma con l'aquila imperiale sovrastante un pesce che ancora oggi ricorre sui portali del borgo. Il paese, arroccato su di un colle roccioso ai confini con l'Umbria che si apre alla vista sul lago di Piediluco, ha conservato il suo centro storico di pietra chiara grazie a un minuzioso lavoro di recupero e conservazione iniziato negli anni 60, e le abitazioni si contraddistinguono per le loro pietre di calcare locale chiamato maiolica. A Labro accadde un evento particolare. A partire dagli anni 60, un architetto belga, Ivan van Mersevelde, ed alcuni suoi colleghi, per lo più fiamminghi, acquistarono per adibirle a casa di vacanza estiva numerose abitazioni del vecchio borgo ormai disabitato a causa dello spopolamento avvenuto nel dopoguerra. Con l'appoggio del comune di Labro, del Ministero dei Beni Culturali e grazie al sapiente e amorevole recupero eseguito dall'architetto belga, le case furono restaurate, conservando le loro caratteristiche architettoniche e tipologiche. Negli anni 90 il paese fu di nuovo teatro di una storia singolare. Venne data vita, infatti, a una ricerca di finanziamento di iniziativa locale, una sorta di autocommittenza per superare la mancanza di spazi pubblici in controtendenza con le normali procedure di finanziamento pubblico. Ad un gruppo di persone, tra cui l'artista Alessandro Cococinski, che viveva a Labro, insieme ad altri giovani architetti, fra cui Franco Pierluisi, bravissimo nell'interpretare con disegni fantastici il bellissimo paesaggio intorno al borgo, e l'architetto Fabio Pitoni, nacque l'idea di organizzare una mostra incentrata su tre proposte per il recupero della piazza Nobili Vitelleschi, al tempo utilizzata come parcheggio, dello spazio di risulta adibito a deposito fra la cappella di San Pancrazio e la collegiata di Santa Maria Maggiore, trasformato poi nel teatrino, e del convento con la chiesa di Santa Maria della Neve, appena fuori dal paese e ormai in rovina. L'idea si sviluppò, l'iniziativa, ecco, organizziamo un'iniziativa, una mostra per lanciare queste idee, certo non con grande speranza poi di vederle realizzate, era come dire una via di mezzo fra degli amici che si incontravano e che cercavano di rappresentare un po' le esigenze del borgo, ma non molto di più. Organizziamo questa mostra, appunto, che era una parte di architettura, una parte di pittura e architettura. Alessandro Cococinski dipinse tre grandi quadri, ognuno per ogni tema praticamente, uno per il teatrino, uno per la piazza e uno per il convento. La mostra si chiamò La Lucertola di Pietra. Perché La Lucertola di Pietra? Perché proprio nel portale della chiesa di San Pancrazio, questa vicina dove adesso è il teatrino, c'è inciso praticamente una piccola lucertola di pietra, quasi un elemento pagano, diciamo, all'interno di un portale d'ingresso della chiesa, che divenne un po', come dire, il logo della mostra. Tra l'altro ancora oggi è il logo, diciamo, del mio studio, della mia attività professionale, quindi è rimasto. E quindi questa iniziativa parte, riscuote un certo successo, un certo interesse, e incredibilmente iniziano, chiaramente con un'attività, come dire, di interessamento degli enti locali, di tutti quelli che potevano essere interessati a finanziare questa cosa, però la cosa si sblocca e quindi inizia un primo finanziamento per il teatrino in due tranche, poi c'è l'inizio del primo finanziamento per il teatro, poi addirittura anche la piazza. L'architetto Fabio Pitoni si occupò così del progetto e del plastico e in seguito realizzazione del teatrino per 100 posti, con il quale poi si aggiudicò il Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza 1996 e che venne pubblicato nel numero 636 di Casabella, prestigiosa rivista di architettura. L'intervento prende le mosse da tre elementi: un solaio inclinato che crea una vera e propria platea del teatro, lo spazio posteriore che diviene un palcoscenico e la struttura a chiglia rovesciata costituita da una serie di archi in legno e acciaio studiata per centrare prospetticamente il soffitto della sala, coperta da un tetto ad un'unica falda inclinata da un lato e quindi asimmetrico. La struttura ha anche la funzione di contribuire all'acustica del teatro e offre la possibilità di installazione di elementi aggiuntivi necessari all'organizzazione di esposizioni e mostre nello spazio della platea, da cui le sedie progettate su misura e appositamente sghembe per adattarsi all'inclinata della platea possono essere facilmente
volte rimosse. Nel sottotetto degli spazi adiacenti furono ricavati i camerini, i locali tecnici e un ambiente per le prove, mentre un foyer all'aperto, originato dalla sistemazione degli spazi posti al sopra dei resti di un'antica torre e di un vecchio deposito dell'acqua, completa l'intervento e offre un suggestivo belvedere affacciato sul lago di Piediluco, una sorta di prolungamento dello spazio conviviale del teatrino nel paesaggio circostante.